Good morning, everybody, and welcome to the European Astronaut Center. We are here for a happy day for ESA, and I would like to welcome on stage with me Fran De Vine, head of European Astronaut Center, DG Jan Werner, welcome, and David Parker, director of Human and Exploration Robotics. I would like to give you the microphone directly to Frank. Thank you, Simone. Please, gentlemen, have a seat. First of all, welcome on my behalf here in the European Astronaut Center, which is actually the home of the European astronauts. It's here that we have many of our astronauts that have their basic training when they are recruited. And as you know, we will also do a new recruitment in the coming years, so that will be exciting for us. It's also where we train the astronauts, where we provide medical support, where they come after their mission to do the rehabilitation. So it's really the core of our human spaceflight program. Some of you might have the occasion afterwards to see a little bit more of the center here. But without further ado, I would like to give the word to our Director General, Jan Werner, who will give you some introductory remarks. So once again, welcome to the European Astronaut Center. Yes, thank you very much, Frank, and welcome to EAC. I'm very happy that we can be together here today. Also, a special welcome for Luca Parmitano, who is for me always a European astronaut with an Italian passport or Italian driver license, however you call it. So this is the first message. We would like to be as European as possible, and therefore the astronauts are good ambassadors for this Europe, which I like. So he was in space for 201 days, and during these days he did really incredible work, and he will report about that later on. And during these 201 days, also some other aspects happened, and Dave will talk about that. For me, for this mission of Luca, one could say a lot. I would like to point out one single point of it, his EVAs, extravehicular activities, which sounds so simple by wording, but whoever learned about it knows that it's hard work. And therefore, what he did, he was very efficient. Instead of five planned EVAs, he could reduce it to four, so he was efficient. And he repaired and refurbished the AMS, Alpha Magnetic Spectrometer. If you say alpha antimatter spectrometer, it would be also okay. It would be not the original wording, but it would explain. I'm trying here, as I'm a professor, to explain a little bit why is that something of importance for all of us. You know, the Big Bang is one of our theories. We should say theory because none of us was there when it happened. So at the Big Bang, energy was transformed into matter and antimatter. And from a pure theoretical point of view, it should be the same amount of antimatter as matter. Now, whenever antimatter and matter meets, you have again only energy. So if you look around, everything is matter, because otherwise we would see plush, 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 and it would be only energy. If we look into universe, we see stars, we see galaxies, we see planets, and we believe, maybe it's matter. But if all of this is matter, where the hell is the antimatter? This is one of the big questions of curiosity, which is there. If you ask a physicist, they will say, yes, you are saying at the Big Bang it was same amount of matter as antimatter, but it was a little bit different. And the little bit difference makes a difference to the universe. I don't accept that one. So with the AMS, the scientists are measuring, really, is there antimatter in space? And they found antimatter. They found, first of all, anti-electrons. You remember these very tiny things flying around the core of an atom? They are called positrons. Secondly, they found anti-protons. These are the positive parts of an atom. But in case of an antimatter, of course, it's again antimatter. Okay. And now they found anti-helium. What is anti-helium? You remember? It's cool, antihelium has two protons at its core. And this means, and normally we believe that antihelium comes from the sun, or helium comes from the sun, because in the sun, hydrogen is burned to helium. So in my simple question as a civil engineer, is there an anti-sun? You cannot answer that question today.
even the smartest people cannot answer it this day. But that means for me, the AMS research is opening a new level of curiosity. And this, I just wanted to point out this very simple and single aspect. And Luca was doing a perfect job. He was told before, don't cut the wrong wires, like in a movie when you see they cut the, from a bomb. So don't cut the wrong wires. It is endangering not only the experiment, it's also endangering your life. And he did a perfect job. And therefore, I'm really happy that he was over there and that he is now back is even more important for me because what I say always, all these astronauts are so young, they could be my kids. And I'm always afraid when they enter a Soyuz or another space vehicle and when they come back during the landing procedure. So I'm very happy that he is back and you will see that he is in a good shape. Dave. Thank you, Jan. Good morning, everyone. So as you are about to discover, Luca has had a very, very busy 6 months or so in space doing incredible science, technology demonstrations that prepare us for exploration going further, and also inspiring the next generation, talking to kids, talking to politicians, even being a DJ. But meanwhile, back here on Earth, we've also been busy, and our industry has been busy. Just in the past months, they've delivered and tested the first service module for Orion. What is that? What is that? Orion is the new NASA spaceship that will take humans to the moon for the first time in 50 years. And with Orion, Europe is at the heart of that return to the moon, but going, not just returning, going forward in a different way. And under the leadership of the boss, the DJ, DG, not the DJ, Jan Werner, we had a fantastic meeting with our ministers, the space conference in Seville at the end of 2019. And as a result of the decisions the ministers took, Europe is going to make a very, very big step, which is not only to continue our missions working aboard the space station, returning knowledge and skills and ideas back here to Earth, but Europeans are going to go into deep space for the first time. The decision has been taken for Europe to contribute to our lunar spaceport, the gateway at the moon. And it's not a question of whether, but of when European astronauts are going to fly on Orion to the moon, to the gateway, and live and work 1,000 times further out in deep space. Now, Luca's not here yet, but I suspect if he was here, he would be putting his hand up and saying he wants to be part of that vision. We don't know who will fly to the moon. Don't ask me. We don't know. But right now, we're going to start work on building European technology that will be part of the gateway, building more service modules, even the service module that will power the Orion spacecraft that will take humans even to the surface of the moon. So we're entering, in 2020, the beginning of an exciting new era of space exploration in Europe. Thank you. Thank you very much for your speech, and please welcome Luca Parmitano. Luca, before you start, there was a question from Dave whether we have already some candidates for the surface of the moon. That's a question? Weren't we talking about this only a couple of minutes ago? Mm. I hope you haven't changed your mind. I was expecting a smoke machine when I came out, so that's a bit disappointing, but I'll adjust. It's all mine? Yeah. Okay. So do I start with a statement or do I get the question for that right away? Because that's easier. One statement for everybody. I think it's nice. How do you feel? First of all, thank you so much for being here. It's I'm really, really excited to have such an audience. It's Saturday and it's lunchtime, so it counts as double your effort for being here.
I'm very emotional right now for many reasons. It's there is a song that I really love, and it's by a group called King Crimson. The first line says, "One eye goes laughing, one eye goes crying," and that's exactly how I feel about it. Only less than 36 hours ago, I was still free floating on the space station, a place that, as astronauts, we all love. It's our home, it's our workplace, it's the place where we meet with our friends. And when they ask me, you know, what is your favorite part about space? There isn't one, because it's living. It's as if somebody was asking me, what's your favorite part about life? Well, my favorite part about life is living, and living in space is the dream of every astronaut, is what we love. So right now I'm back on Earth. I still love living, but I'm going to miss the amazing environment and the opportunities that the space station offers us, both as astronauts and as humans. So please understand my emotional state, and once again, my feeling of gratitude for all of you for being here and giving me the most precious gift, which is your time and your attention. Thank you. Bentrovato, bentornato, siamo contenti di essere qui con te in questa grande uscita pubblica. Allora, sappiamo che sei anche uno che narra bene, un bravo narratore, e allora per il TG2 della RAI io ti chiedo, in questa importante missione, qual è un fatto, una situazione che ti ha emozionato tanto, che ti ha emozionato di più, un fatto simbolico di tutta la missione? Sempre difficile scegliere un evento su tutti gli altri. Io dico anche sempre che è ingiusto. È ingiusto fare la domanda ed è ingiusto dare la risposta a scegliere un evento sopra gli altri, perché ci sono momenti di altissima tecnologia, il lancio e il rientro, le attività extraveicolari, la cattura di un veicolo, l'arrivo di un veicolo. Ci sono momenti di altissima scienza, la riparazione di MS, gli esperimenti che facciamo a bordo. E poi ci sono momenti che sono squisitamente umani, che hanno un'importanza simbolica. Allora, visto che io ritengo che il retaggio più importante di tutto il programma della Stazione Spaziale Internazionale è proprio quello umano, questa incredibile capacità, che è quasi vicina al miracolo, di riuscire a unire sotto un grande sogno e sotto una grande bandiera dell'esplorazione, della tecnologia, della scienza, persone che hanno retaggi culturali completamente diversi, forse a livello emblematico potrei scegliere quei 10 giorni di transizione dalla spedizione 60 alla 61, quando ci siamo ritrovati a bordo un equipaggio di 9 persone, con l'arrivo della Soyuz con a bordo Oleg Skripochka, Jessica Meir e Azal Mansouri. Come sapete, Azal Mansouri è il primo astronauta degli Emirati Arabi Uniti, musulmano, in volo con Jessica Meir, che è di discendenza ebraica. Persone che arrivano nel programma come individui, persone comuni, come siamo tutti noi, iniziano a lavorare per addestrarsi, partono e lavorano a bordo della stazione come un equipaggio, e rientrano sulla Terra come fratelli e sorelle. Per questo dico un esempio che ha qualcosa di miracoloso in un periodo storico molto particolare, quello nostro, in cui vediamo sulla Terra molte tensioni che tendono a dividere e a polarizzare. Bene, il nostro programma, basato su scienza, tecnologia, esplorazione non solo tecnologica ma anche davvero umana, è qualcosa che riesce a unire sotto questa grande egida che è il desiderio di evolvere, il desiderio di essere migliori. E allora ecco, forse scelgo quei 10 giorni di intensissima attività con l'equipaggio di 9 persone con provenienze culturali così diverse, che tutti insieme hanno lavorato come un unico equipaggio, come una sola entità, verso un programma così, così importante e futuristico, che sia di esempio per tutto il futuro.
Buongiorno Luca, bentornato. Sono Marta Meli, Sky TG24. È bello vederti così in forma e sorridente. Se c'è un'immagine simbolo di questa missione, è la tua immagine appeso per i piedi al braccio robotico con dietro il vuoto dello spazio, perché rappresenta molti aspetti della tua missione. C'è il coraggio di ritornare fuori dopo l'incidente del 2013, il lavoro di squadra con le colleghe che ti supportavano e ti guidavano il braccio robotico dall'interno della stazione. E poi c'è tutto il lavoro fatto e la determinazione di andare a riparare uno strumento realizzato in Italia, uno strumento made in Italy. E questo è tutto quello che noi abbiamo vissuto vedendoti da giù. Ma tu come... cosa hai provato e come hai vissuto durante queste quattro attività extraveicolari, queste intense passeggiate che sono state già definite storiche per la loro importanza e per la loro complessità? L'ho vissuta come una bellissima esperienza professionale, se non il culmine della mia esperienza professionale, sicuramente fra i momenti più alti, proprio per la complessità. Una delle cose che dico sempre è che le cose che vale la pena di fare difficilmente sono quelle semplici. Normalmente quando qualcosa resta dentro è con la soddisfazione di aver superato un qualcosa di molto, un ostacolo molto complesso. Quando per ironia del destino fui contattato nel 2014 sulla possibilità fisica di riparare AMS, mi ero stato intervistato perché ero fra gli ultimi a essere rientrato alla stazione con un'esperienza extraveicolare, per cui avevo fresca nella memoria le limitazioni e le possibilità dello scafandro e della navigazione intorno a uno strumento così complesso. Quindi mi chiamarono, mi intervistarono per sapere cosa ne pensavo della fattibilità di ripararlo con un progetto del tutto diverso da quello che poi fu quello finale. Io immediatamente dissi: certo, si tratta esclusivamente di trovare il modo, ma che sia possibile è indubbio. Poi mi sono allontanato dal programma MS per ritrovarmi coinvolto circa 2 anni fa, quando dovevo essere, sono stato selezionato per partecipare come IV2, come possibile IV2, quindi non quello che effettuava direttamente le riparazioni, ma per supporto. E quindi mi sono ritrovato in una fase molto bella, che è quella dello sviluppo dell'AVA, in cui ho avuto la possibilità di dare un input alla creazione delle procedure, degli strumenti, della tecnologia e di tutto quello che era il contorno della serie di VA che avremmo effettuato. E poi, come è successo, con la fortuna di trovarmi al momento giusto, nel posto giusto, mi hanno trasformato, fra virgolette, nell'uomo giusto per poter effettuare queste attività extraveicolari. Non mi prendo assolutamente il merito del successo delle attività, perché è uno sforzo, è un risultato di gruppo. Ci abbiamo messo 4 anni, incluse tantissime attività sulla terra di addestramento mirate a me e al collega Andrew Morgan per poter effettuarle in maniera corretta. Per cui il mio ricordo più forte, sicuramente delle prime 3 attività extraveicolari, è la perfezione dell'addestramento che abbiamo ricevuto, che è quello che rende tutto più semplice, la familiarità del concetto che mi sono ritrovato davanti, delle operazioni, di quello che dovevo effettuare, è merito, la familiarità che ho sentito è merito dell'addestramento ricevuto sia sott'acqua nell'MBL che con gli altri sistemi, Argos, il sistema di sospensione che imita la microgravità indossando un vero scafandro e lavorando con i veri oggetti su una maquette della DMS molto molto realistica. Quindi un addestramento mirato come non si faceva da anni per attività extraveicolari. E per quanto riguarda l'ultima attività extraveicolare, quella un po' più emozionante dal punto di vista delle difficoltà che abbiamo incontrato e anche un po' più inventiva per le soluzioni che abbiamo dovuto adottare per risolvere le varie situazioni inaspettate che abbiamo incontrato, anche lì non prendo alcun merito, perché dietro c'è tutta l'esperienza pregressa, sia come attività extraveicolare, ma soprattutto come operatore, come pilota sperimentatore, come equipaggio della spedizione 36-37, come
lavoro di supporto agli altri, per cui la sensazione finale è quella di un lavoro ben riuscito grazie allo sforzo e alla collaborazione di tutti quelli che sono stati coinvolti, decine di persone a terra, decine di addestratori, decine di ingegneri che ci hanno seguiti e poi tutto l'equipaggio a bordo, come tu hai ben detto, Jessica e Cristina straordinarie nel loro supporto con il braccio robotico, Drew nel suo ruolo di IV2 di supporto che mi ha reso la vita molto più semplice, e poi un po' di fortuna non guasta mai, tutto il materiale che ha cooperato quasi fino alla fine. Ciao Luca, una domanda anche dall'Italia, da ANSA. Enrica Batifoglia vorrebbe sapere qual è stato il momento più bello e quello più difficile. You're telling me you don't speak Italian? That's okay. Very quickly, the question was about the AMS sequence of EVAs and what is my feeling and what is my memory, generic memory of it. And what I said is the feeling of a job well done thanks to all the preparation that was done on the ground before. I found myself to be at the right time at the right place, which is very lucky. And then I had a lot of people working really hard to make sure that I would be the right person to do it. And so it's very easy for me not to take the credit because I don't need to. The credit goes to the whole team, all the effort that they put, the time and the hours and the extra hours preparing themselves to prepare me, and the excellent training that I received for these operations that made the operations in orbit look very familiar. And then a little bit of luck when most of the time the environment and the machines cooperated. And we are really, really excited that as a whole, as a team, we were able to accomplish something that 5 years ago we thought it was impossible. So, but that's not my philosophy. My philosophy is always, if you can think of it, then it's possible. For the impossible, there is already the impossible. That's in a few words, a little bit, the summary of what I just said. So you had a question for Enrica. Should I go ahead and answer it? In Italiano, if I may, back in Italian. anche lì la risposta è difficile, perché non mi piace scegliere un momento sugli altri, una difficoltà sulle altre, una complessità sulle altre, un momento di gioia particolare sugli altri. E perché farlo? Sarebbe un'ingiustizia anche per chi la riceve. Posso dire questo, che probabilmente tutti i momenti più complessi sono anche quelli che danno più soddisfazione, in generale. Credo che sia, fra l'altro, il principio per cui chi scala le montagne alla domanda perché vuoi scalare quella montagna risponde: la voglio scalare perché la montagna è lì. Ed è lo stesso per noi. Noi facciamo quello che facciamo perché abbiamo il desiderio, l'istinto e la necessità di superare ostacoli, di spingerci oltre, se mi consentite anche il richiamo al nome della mia missione, perché è quello che è il nostro lavoro. E se pensate, mi faccio un collegamento molto, molto rapido, il processo che ha portato alla missione Beyond non è nato con la mia assegnazione 2 anni fa, è un processo che è nato con la selezione di tutti gli astronauti europei. È partito con la missione Volare, proseguito poi con Blue Dot, Futura, le missioni dei miei colleghi che sono arrivate adesso col mio rientro, tutti i momenti di difficoltà straordinaria che come equipaggio e come crew e come astronauti europei abbiamo affrontato insieme con le grandi soddisfazioni, e che continueranno con il lavoro dei miei colleghi, Tomà che si prepara a essere il prossimo e sicuramente Mattias è molto molto contento in questo momento, eccitato di poter avere il suo momento di difficoltà e di complessità e di soddisfazione, e così via, passando per i colleghi che adesso si preparano a partire. Ognuno di noi
fa questo lavoro e si prepara a questo lavoro per affrontare quelle complessità e dimostrare che con il lavoro di gruppo e con il lavoro di squadra qualsiasi difficoltà si può affrontare e si può superare. Il successo non consiste nella vittoria, il successo consiste nell'avere un ostacolo che si pensa sia impossibile e affrontarlo lo stesso. Thank you, Luca. English question for you. Thank you. Yeah, no need to answer this in Italian. My name is Remco Timmermans, and on behalf of the people who follow you on social media, people who are following us on the live stream right now, I'd like to welcome you back to Earth, and good to see you in great health. Looks like gravity is really not bothering you too much. My question really is, this was your second space flight. How does a... About 41 years to get ready for gravity, so it feels quite normal to be back. It's a bit heavy, but I'll get there. As for your question, the second flight is there is a lot more awareness. At least that's how I lived, or I feel that I lived my experience. There are also a couple of other differences. The first time, you feel that the flight is all about yourself. Naturally so. I was the rookie on orbit, flying with a very experienced crew. So I felt myself in the position of having to gather as much as possible, as much experience, as many events. I just wanted to absorb like a sponge every instant, and I wanted to emulate my colleagues that have more experience. I wanted to be exactly like that. Oh, he does it like that way. I want to do it that way. She does it that way. I'm going to do it that way. And I had fantastic crew members, very experienced, Chris Cassidy, Karen Nyberg, and they were mentors and friends and leaders in my expeditions. And that's how it should have been. But of course, because you are so focused on learning and gathering information, you may be a little less aware of yourself and everything else and your interaction with the environment. The second time, first of all, there's been a pause in between where my role has been that of being supportive of others. So I was able to observe their behavior and how they would interact with being in space for the first time. And then through the different activities that I did with ESA, Caves, Cave X, Pangaea, Nemo underwater, where I was put in a position of leadership, I started to learn and to see myself more on the other side of the line, where now people might be looking at me for leadership, for examples, for experience. And so I felt that Beyond was going to be my chance to give back a lot of what I gathered on the first mission. So even as in my approach as commander, I thought that the best way to be commander and to be a leader would be not to be at the forefront all the time, but actually to put myself a little to the back and the side and let the crew get as much experience as possible, seeing that I was flying with rookies, with people on the first flight, and put myself on the side, on the back burner, let them experience and let them come to me if there was something that I could contribute. And I think that in many ways we were able to achieve that. And that's when I was talking about the awareness. Because of my position, a little bit to the back and a little bit to the side, I was able to open my horizon, to look at different aspects of the mission, at the interaction between the people, between the crew and the leadership, between the crew and the rest of the world on the ground. And almost from a privileged position, observe all of this and gather a different kind of experience. And the second part of the answer is, if you were expecting me to say, the second time is more boring because there is a lot of that I've already seen, you'd be wrong. There's not a second on the space station, not a sight out the windows that is ever the same. Every time I look outside, no matter how many times I've been over the same location, the weather will be different.
The light will be different. The season, I will be different. And so there is not a moment that I can look back and say out the window and say, ah, I've seen that, I've done that. There is always some surprise waiting outside that needs to be caught and to be gathered and to be remembered. You're welcome. Major Deborah Corby, Italian Air Force. Comandante, mi consentirà in questa giornata così importante di chiamarla Luca. Lei in aeronautica militare è noto per essere un ufficiale che vive all'insegna dei valori e dei principi della nostra forza armata e noi la riconosciamo come uno di noi. Qual è il messaggio, se c'è un messaggio, che vuole lanciare ai tanti giovani che la seguono e in particolare anche agli uomini e alle donne dell'aeronautica militare? Grazie. Una domanda forse la più difficile che mi hanno fatto fino adesso, perché lanciare un messaggio è una grandissima responsabilità, ma le sfide ci piacciono, quindi lo faccio con piacere. Il messaggio credo più importante si può condensare in pochissime parole. Il primo è fiducia. Ma non fiducia è una parola estremamente abusata, quindi voglio circoscrivere cosa intendo dire. In periodi di grandi tensioni è facile perdere la fiducia. Una volta che si perde la fiducia è difficile riconquistarla. Allora vorrei passare ai più giovani, che sono da sempre, permettetemi di ripetere, il mio pubblico preferito, un messaggio di fiducia in se stessi, nelle loro capacità, nelle istituzioni e in tutto quello che funziona, perché bisogna osservare quello che non funziona per cercare di metterlo a posto, ma bisogna affidarsi a tutto quello che funziona per poter migliorare se stessi e poter crescere. E in Italia ci sono tante cose che funzionano, oltre a quelle che non funzionano. Insieme alla fiducia voglio riprendere il messaggio del nostro Presidente della Repubblica di Capodanno, quello della speranza. Il Presidente ha voluto farmi un omaggio straordinario citando il mio concetto di speranza che voglio ribadire qui. Speranza è la sensazione o l'idea o la sicurezza, la certezza di avere un obiettivo davanti. In questo senso noi stessi siamo responsabili di trovare quella speranza, perché i progetti e gli obiettivi ce li dobbiamo trovare da noi. Quindi un invito ai ragazzi e ai più giovani di trovarsi degli obiettivi, trovarsi dei progetti in cui impegnarsi per realizzarli, sapendo che la soddisfazione viene non dalla realizzazione del sogno, ma dalla realizzazione dei progetti, piccoli o grandi che siano. E per gli uomini della Forza Armata o per chi si approccia a un lavoro nelle Forze Armate, queste due parole, fiducia e speranza, possono essere ricondotte in quello che noi facciamo. Noi siamo fortunati, chi indossa una divisa ha la fortuna, il privilegio di avere già una strada di valori che è indicata. Non dobbiamo fare altro che essere a servizio. Il nostro stesso ruolo è quello di essere in servizio permanente effettivo. Essere a servizio è un privilegio straordinario. Non abbiamo dubbi su cosa sia la cosa giusta da fare. Significa porre l'altro di fronte a se stesso. Significa porre il benessere generale rispetto a quello individuale. Quindi chi ha servizio ha già questa indicazione. E poi che sia permanente effettivo vuol dire che deve essere un pensiero costante e deve avere un effetto, cioè quello che noi facciamo si riflette di fatto nella vita di tutti i giorni. Con queste considerazioni, chi indossa una divisa e si mette a servizio dell'altro ha la speranza e la fiducia di poter ottenere risultati e quindi di avere soddisfazione. Hi Luca, I would like to introduce you to a young lady who unfortunately missed one of your in-flight calls. She had prepared a question, but unfortunately at the last minute wasn't able to attend. So I'd like to introduce Ayla, and she definitely has a question for you today. Hi and welcome back. Thank you.
I want to thank the people for this opportunity. So yeah, here goes nothing. Your logo of the Mission Beyond, of course, portraits our Earth, Moon, and Mars. My question is, how far beyond would you personally want to go? I want to go as far as your t-shirt there. I see a spacecraft and it looks a little bit alien. It would be wonderful to meet some of them. But let me go back to our... something I said before. I hope not to bore you with my answer, but it's something that is it's really important to me. When I chose the name and the logo of Beyond, it was actually telling a story that didn't start with me. It started 10 years ago when my class was selected. When you see the names and the logos and the pictures of that we've been doing over the past 10 years. You know, my class started with Volare, which was a little bit different because it was a... Right, yeah, all the missions are there. It started with Volare, which is just a generic name to say, hey, we fly. That's what we do. It's our job. It's our destiny. It's what we love. And then we have Alex with Blue Dot. And he's like, we fly, and we fly with the purpose of understanding the blue dot, which is planet Earth. Yeah, it's part of our mission. It's part of our understanding. And then already Samantha picked a name, had a name that was a little bit more projected to future, Futura. Then we started having names that were telling a story of evolution. Tomas' mission, Proxima, is projected into the future, but it still has Proxima near in the name. And he was saying, we are working on the space station. We want to go to the future, but right now we are focused on the near, something that is near, Proxima. Alex, Horizons. Now, Horizon is something that is looking further away than what's near, but it's still in our visual environment. And I saw a trend. We started with Volare, which is something that we do on Earth. We are going towards the future. We are looking at space. We are looking at Earth. We are looking at something that is at the limit, at the edge of what we can see. Well, now it's time to go beyond. And, of course, where do we go when we go beyond low Earth orbit? Well, the limit, you pick the limit. It's your generation that's going to achieve much more than what my generation is capable of achieving, because of technology, because of investments, because of capability, because of desire. So your desires will be the engine of how far we want to go. Do we want to go to the moon? We'll go to the moon. Do we want to go to Mars? We'll get to Mars. Do we want to go further than that? It's up to us. So your sweater with your alien spaceship, if that's where you want to go, that's where we need to go. And that's as far and as fast as I want to go. Thank you for your question. My name is Christian Berger from a German newspaper, Die Rheinpfalz. I'm right that your second mission contained much more physiology, biology and medicine experiments than your first? And this part of your mission, how far do you think the insights you win or won already will make people able or astronauts able to stay for 1 or 2 years in space? So in general, I felt that the volume and type of science, the quality of it, was exponentially higher than the first mission. And as a matter of fact, I had a phone call with Samantha at one point. I don't know if you remember, that you asked me, Luca, you seem busier than last time. Yes. Yes. And by all means, it was physiology, biology, chemistry, engineering demonstration. We were busy.
And I will tell you how busy I was. I can only recall 3 weekends that were actually a Saturday and a Sunday. 3 in 201 days. So, but there is actually excellent news, because it means that we are achieving more. We are going beyond what we achieved the first time. And as far as the physiology, I had a lot of experiments, and I'm currently wearing an experiment on my body right now. I have a vest that is a biometric system that's measuring my heart rate, my breathing. And so, yes, stay. We have a lot of information on that already, but certainly all these and there are a lot more humans on Earth than there are in space. And space right now. So a lot higher impact on everyday life than it does on extended to go to interplanetary flights. Abilities to stay longer, but the immediate effects are what we're looking for. That I saw from the side, I was forever, but it's the it's the biofabrication facility is a very organic tissues. Prints organic tissues. So imagine that. Our body tends to be three-dimensional. Better. We also had a lot of better name, with a batch of mice, 40 mice. They stayed in microgravity for 3 inhibits growing. The other bad, you know, that it induces degeneration of muscles. Now those It will need time, but I think that the initial results are showing that density and muscle growth between the two sets of mice. So those results are not just unique to muscle degeneration, neurological degeneration, and bone.
technology was about diet. We all eat. With the cooperation of the Italian Space Agency. Balance between fat and small tiny instrument that could measure the amount of very, very limited humanity has a lot of obesity, and it's certainly a medical the way our body responds to the dietary input. But that's why we do the studies. We start with one, and if we get results, then maybe we can improve. We can increase a study that involves the general population. And there are so many other examples that I could give you. And it's just facts. When you say it's the impact on the ground of what we have on orbit. Go like this. Eve Shaw and everybody, you were part of a team on board where there was some serious groundbreaking achievements, particularly have a huge impact on understanding why space is important and mind telling us a little bit more about that, because whether we have a science brain or a space obsessed brain, save AMS than it is to talk about my personal emotions. To explain my emotions, it's probably easier to take when Jessica arrived on everything was surprising, and just the way she is as a person, she's very, very open. Interact with her and feel her emotion. Now, recently, we. And after many, many months of darkness at sunrise and sunset, clouds.
They're also called NLC, Noctilucent Clouds. They're very unique. They're incredibly beautiful. Just, they are these many, many shades of blue that are backlit by the sun. They're only visible for a very small amount of time, because if the sun is too low, they are not visible. If the sun is too high, they disappear. So they are very precious because they are limited in time and they're only in the South Pole or North Pole and only specific time of the year. So it's like a very special gift. And I saw them come up and I knew for sure that Jessica had never seen them. So I could have just stayed there and grabbed the camera and take as many pictures as I could. And I decided that wasn't the moment. So I grabbed the mic and I called on our internal comm. Hey, everybody, if anybody's listening, there are some mesospheric clouds right now. And Jessica was the only one that was free. She came up and she grabbed the camera. And I told her, okay, these are the settings so you can take. And she started snapping, and with this huge smile on her face. And like I said earlier, I was to the side and back, just watching it all happening. And she became enamored, just like I am, with the sight of mesospheric clouds and the capability that we have of taking pictures and of seeing them. And this was back in September, October. Then, about 10 days ago, it happened the other way around. She was in Cupola, and she was looking outside, and all at once she's seeing these mesospheric clouds, and she's like, Luca, come and watch. So I flew to the Cupola, and we were admiring back our wonderful NLCs, our wonderful clouds, and just rejoicing in the moment. And she recalled, I fell in love with the clouds because of you, because you showed them to me the first time. And it was such a proud moment of sharing, of special communion. There was something very, very human about admiring a sight that is so natural, yet so unique, such a privilege. And then I realized that what made it wonderful was sharing with somebody. It just increased the quality of that moment tenfold, exponentially. I don't even have a number for that. And that's what makes, that is exactly what makes human space flight so different from all the other kinds of space flight. Because we get wonderful picture of Earth from satellites. The rovers that we put on Mars and then we will put on other bodies, on Rosetta, on the comets, all these things are amazing achievement. Amazing. And they're wonderful and we need them. And that's why our directorate is called Human Robotic Spaceflight, because we go together hand in hand. But the human part, it's that sharing, it's that putting a little bit of yourself into that specific memory. And now when you give that memory away, you're giving away not only the sight, not only the picture, not only the view of the clouds themselves, but there's a little bit of Luca in that picture, there's a little bit of Jessica in that view, Christina's, Drew, everybody contributes in a different way. The same picture taken by two different people will look different, will have a different flavor, will have a different light, will have a different description. And that's what makes it so special. That's why it's human spaceflight. Buongiorno Luca, Selene Dall'Olio, Associazione Tuscolana di Astronomia. Noi, come la collega dietro, facciamo tantissima divulgazione, science communication, con i bambini. E vorrei chiederti e rubare, se possibile, le tue parole. Qual è la tua vista, dal tuo punto di vista privilegiato nello spazio, di questo fragilissimo pianeta che stiamo vivendo? L'hai già detto tu. È la fragilità. È proprio quello. È un effetto che è stato descritto molte volte, in inglese the overview effect. E non abbiamo mai cambiato questo nome perché è vero. E non perché funziona, ma perché è semplicemente il modo più diretto per descrivere quello che noi sentiamo come astronauti.
L'overview effect funziona in questo modo. Pensi di conoscere qualcosa, pensi di conoscere il pianeta, pensi di esserne una parte integrale. Poi lo vedi da lontano e ti rendi conto che quello che hai visto fino a quel momento è una piccolissima parte di un tutto, che è un sistema vivente. E quando mi riferisco a un sistema vivente parlo del pianeta stesso. Le nuvole sono il respiro, si muove il respiro delle nuvole si muove con il vento, con le correnti. L'acqua dei fiumi, dei laghi e degli oceani è il sangue. E ci sono anche da 440 chilometri, vediamo questi movimenti. Sembrano fermi, ma a uno sguardo attento da lontano si vede questo respiro, questo moto interno della Terra. Ne vediamo la fragilità perché l'atmosfera è davvero sottile e siamo a soli 400 km di distanza, non siamo così lontani ed è già così sottile, così fragile. La bellezza della natura che si ribella e nella sua capacità devastante di farci sentire piccoli può far paura. Nei 7 mesi in orbita abbiamo assistito a uragani di intensità mai vista prima. Abbiamo visto l'uragano, abbiamo visto gli effetti dell'uragano sulle Bahamas, su Porto Rico, gli effetti degli allagamenti. Abbiamo visto fuochi bruciare nelle foreste amazzoniche, in Africa, i bushfires in Australia. Ho iniziato a fotografare i fuochi in Australia a settembre e dopodiché se ne continuava a parlare a gennaio. 4 mesi di fuochi continui. Un intero continente color rosso, coperto di polvere, di cenere, visibile per centinaia di chilometri, forse migliaia. Difficile capire la scala. Questa fragilità così evidente ha l'effetto di farci pensare a qual è l'elemento più fragile di tutto questo. E mi hanno fatto questa domanda al Coop, al Movimento delle Nazioni Unite per l'ambiente. Mi hanno fatto questa domanda: qual è la cosa più fragile della Terra? Era una domanda che non mi aspettavo, io non amo prepararmi le risposte comunque. In quel momento la mia risposta è stata: la cosa più fragile siamo noi, perché la vita continuerà ben oltre la capacità dell'uomo di sopravvivere ai danni che stiamo facendo. Il nostro universo, l'universo fisico nel quale noi viviamo adesso, è predisposto alla creazione della vita, alla continuazione della vita. Proprio la vita è perfettamente allineata con i principi fisici che regolano il nostro universo, in particolare la seconda legge della termodinamica, l'entropia. La vita è entropica, quindi continuerà. Ma non è detto che ci sia l'uomo dentro questo sistema. Allora, se vogliamo fare qualcosa per preservare l'elemento più fragile che siamo noi, è il momento di agire. Per cui questo overview effect ci riguarda da 440 km di distanza, ci riguarda invece molto, molto da vicino. Thank you, Luca. Last short question there, and after that Luca has to leave because he has a tough schedule. Good luck with the short question, but even more good luck with the short answer. So we go with a very technical question. Ciao Luca, Marco. Ciao. Di Associazione ISA Podcast Astronauticast. Ci siamo già visti qualche volta. Ti volevo chiedere, penso che dopo queste 4 attività extraveicolari ormai tu abbia capito una cosa o due di come si passeggia nello spazio. Mi chiedevo, in vista delle future missioni lunari, cosa pensi che si possa portare di questa esperienza ormai ventennale acquisita nelle EVA della stazione spaziale in un contesto magari di una base lunare, di assemblaggi, di attività extraveicolari, questa volta fatte di nuovo sulla superficie della nostra Luna? Sicuramente sarà oggetto di molti debriefing, perché abbiamo veramente appreso tante cose. Come sempre, tutte le volte che ci approntiamo a fare qualcosa che non è mai stato fatto prima,
innanzitutto dimostrare che la differenza tra possibile e impossibile sta tutto nel, in quanto ci vogliamo spendere. Perché, ti ripeto, cinque anni fa, riparare l'AMS che non era stato disegnato per essere riparato era impossibile. Fare delle giunture idrauliche in orbita con uno scafandro era impossibile. Tagliare dei tubi che diventavano estremamente pericolosi, erano delle lance pronte a bucare lo scafandro, era impossibile. Smontare delle viti terrestri che sarebbero partite via, perse e diventare spazzatura spaziale. Stiamo parlando di una cinquantina di viti e tondini che si sarebbero dispersi nello spazio senza la possibilità di catturarli. Era impossibile, troppo rischioso. Ma abbiamo fatto tutto questo, non abbiamo perso neanche una vite, neanche un bullone, neanche un tondino. Abbiamo effettuato le riparazioni, abbiamo tagliato, abbiamo ripulito, abbiamo agganciato questi tubi, tutto con un sistema, uno scafandro, che ha la bellissima età dei quarantenni. Siamo più o meno coetanei, noi e gli scafandri della Stazione Spaziale Internazionale. Mi ricollego un attimo a quello che diceva prima la collega sul fatto delle attività extraveicolari delle mie due colleghe, Jessica e Cristina. Perché un evento così straordinario, quello di un'attività extraveicolare fatta solo da donne? La straordinarietà consiste esclusivamente nel fatto che ci abbiamo messo troppo tempo, perché non dovrebbe esserci alcuna specialità nel fatto che sia un equipaggio di sole donne o misto o soli uomini, che non dovrebbe esserci alcuna differenza. Per cui credo che invece il retaggio del complessivo delle 9 attività extraveicolari che abbiamo effettuato durante la spedizione 61, 10 attività extraveicolari durante il mio incremento come missione Beyond tra 60 e 61, 10. Credo che forse il messaggio più importante è: se vogliamo fare esplorazione planetaria, abbiamo bisogno di tecnologia che permetta di includere tutti, perché abbiamo bisogno di tutti. Io voglio che Samantha prenda lo scafandro e si trovi perfettamente a suo agio nello scafandro. Non che debba lottare con il mio scafandro, che è stato disegnato per un uomo alto 1,80 m, con le braccia di uno scimmione, e che per caso, per pura casualità, rientra perfettamente nello scafandro. Samantha deve avere lo scafandro che le permetta di fare esplorazione planetaria, di indossare lo scafandro da sola, di lavorare con gli strumenti che le vengono dati per fare tutto quello che deve fare. E non viceversa, non dobbiamo essere noi ad adattarci alla tecnologia, ma la tecnologia che si adatti a quello che noi facciamo. Quindi, da una parte, la consapevolezza che sì, possiamo fare tutto quello che vogliamo fare, anche quando sembra che sia impossibile, come ho detto prima, dipende da quanto ci vogliamo investire dentro. E siccome siamo esseri umani, siamo tutti diversi, fortunatamente, allora è il momento buono, ottimo, visto che stiamo rivoluzionando il concetto di esplorazione spaziale dall'orbita bassa terrestre, ci vogliamo spingere verso l'esplorazione planetaria, è un ottimo momento per prendere tutte le lezioni degli ultimi 40 anni di attività extraveicolari, prendere il buono, utilizzarlo, prendere il cattivo, metterlo da parte e inventare quello che c'è, quello che manca in mezzo. Questa è forse la lezione più importante. Thank you so much for your time, for your questions. It's been a pleasure and a privilege. Thank you.